Ciao ragazzi, sono Ippo, benvenuti sul canale. Se siete qua vuol dire che siete appassionati di moto come me. Io sono un motodipendente, per esempio. Oh, me ne sto andando a lavorare, è mattina presto. Diciamo che ho anche un po' sonno, eh. Però, andare in moto al lavoro è un'altra cosa. Non so, ti viene più voglia. Inizi subito bene la giornata. Oh. Non c'è neanche tanto traffico, per fortuna. Ma speriamo sia un viaggio tranquillo, così ci possiamo fare due chiacchiere. Ah, sto solo in faccia, che fastidio. Ma per fortuna tra un po' prendiamo la tangenziale e ce lo teniamo almeno di lato. Mi piace fare la tangenziale per andare al lavoro. Sto più tempo in sella, prendo un pochino di fresco, mi ritempero un po', mi sveglio. E arrivo, beh, più contento. E poi si inquina di meno, evitando il traffico. Sicuramente si rispetta anche l'ambiente, no? E poi un altro buon motivo per farsi la tangenziale è la guida novarese. Sì, lo devo ammettere, parecchi novaresi sono posseduti da un demone che gli impedisce la guida fluida. È più forte di loro. È veramente più forte di loro. Poi arriva al semaforo. È il posto giusto per recuperare le ore di sonno perse durante la notte. Una bella dormita. Poi, quando viene giallo, si parte. E tu rimani dietro. O ti fai rosso o rimani dietro. Io di farmi un rosso non c'ho voglia. E a questo punto cominciamo a parlare del canale. Sì, perché qua vorrei un po' condividere la passione per la moto con voi. Farvi vedere qualche bel itinerario, la tangenziale di Novara che non è un granché. E quindi nei prossimi video ce ne andiamo un po' in giro per la zona perché ci sono dei posti veramente, veramente belli, degli itinerari incantevoli, ancor più incantevoli se percorsi con la moto, perché la moto veramente ti fa gustare tutto, non solo il posto dove arrivi, ma anche la strada che hai fatto. Anzi, noi motociclisti apprezziamo ancora di più la strada, specialmente se ci sono un po' di curvette, ma comunque sicuramente, almeno a me, vedere un bel paesaggio, vedere un bel po' di natura, incontaminata, mi mette un relax che veramente ti fa scaricare tutte le fatiche della settimana. Io non vedo l'ora di andarmi a fare il mio giro del sabato mattina, perché a me piace il sabato, c'è molta meno gente in giro, non è come la domenica che ormai è veramente di tutti. Invece il sabato tanti se ne vanno a fare la spesa, lasciano le strade libere e riesce a girare senza imprecare eccessivamente. Vabbè ragazzi, detto questo, torniamo noi. E come avete capito, sono un patito di moto. Ho 42 anni, ma ho la smania del ragazzino. Ogni volta che ci salgo sopra, ridivento veramente ragazzino. No, non mi dite che sono proprio vecchio, però insomma, è bello vivere la moto con l'esuberanza del giovane. Però è anche bello viverla con la coscienza di quello un po' meno giovane. Quella coscienza che, insomma, ti aiuta a divertirti ma non eccedere. Cosa vuol dire? Non che uno va in giro con un imbranato, però rispetta le regole. Ma a proposito di regole, questa manovra la potevo fare? Sol passarmi sta coda ferma al semaforo? Bene, sì, perché no? Adesso rivediamola bene al rallentatore. Come potete vedere, io rimango all'interno della mia corsia, non mi sposto in quella riservata al senso opposto. E arrivato in prossimità dell'intersezione, mi rimetto in coda, anche perché oltretutto il semaforo era verde. L'articolo 148,11 del codice della strada vieta il superamento di veicoli fermi o in lento movimento solo se è necessario spostarsi nella corsia destinata al senso opposto. Quindi la mia manovra è stata del tutto lecita. Vedete che non bisogna per forza essere imbranati per rispettare le regole? Oh, eccoci finalmente alla tangenziale e finalmente soprattutto direi.
ci togliamo sto sole in faccia che veramente stava rompendo i cosiddetti. Tornando a noi, oltre a parlare con quelli che la moto già la amano, vorrei anche parlare con quelli che invece la moto non è che la gradiscano più di tanto, e per lo più la definiscono pericolosa. Ecco, io vorrei sfatare subito un preconcetto, perché la moto non è pericolosa. La moto, in quanto oggetto inanimato, come tutti gli oggetti, da sola non fa nulla. La pianti lì sul cavalletto e sta ferma, manco parte da sola. E anzi, apro una parentesi, è molto più facile che la moto cada quando si è praticamente fermi, magari inclinandosi quell'attimo, girando troppo il manubrio quando la moto è ferma, piuttosto che farla cadere mentre è in movimento. Chiusa la parentesi, come dicevamo, la moto non è pericolosa. Semmai può essere pericoloso il modo in cui la si guida, eccedendo le regole, oppure non tenendo conto dell'inesperienza, oppure per chi invece è esperto o si ritiene tale, fidandosi troppo delle proprie capacità e della propria esperienza e dimenticando che la strada è colma di fatti e eventi che sono imprevisti e a volte imprevedibili. Se però dentro al casco, oltre alla testa, si infila anche il cervello, allora i pericoli diventano davvero minimi al pari di quelli di tantissime altre attività. Ritengo quindi che promuovere la sicurezza stradale con ogni mezzo, quindi anche con un canale YouTube, sia davvero importante, perché il codice della strada, che è quello che ci dà le regole, è anche quello che ci salva la pelle. Ecco, bisogna imparare che quelle regole dettate non vanno rispettate solo perché altrimenti ci sono delle sanzioni, vanno rispettate perché sono giuste. Attenendoci a quelle regole, noi non solo non andiamo a creare pericolo a noi stessi e agli altri, ma vi dico di più, essendo regole pensate per intersecarsi, per incastrarsi come un puzzle, di fatto noi siamo addirittura in grado di evitare un pericolo creato da altri. Vi faccio un esempio, pensate all'obbligo di moderare la velocità nelle intersezioni, nonché al dovere di prudenza quando ci si avvicina ad un'intersezione. Ecco, voi pensate nel caso in cui un utente che si mette in una strada dove deve dare precedenza non la dà, se io mi attengo a quegli altri obblighi che sono appunto la prudenza e la moderazione della velocità, anche se io di fatto ho il diritto di precedenza, ci può aiutare a frenare in tempo e ad evitare un incidente. Ma questo è solo uno dei tanti esempi che si possono fare, eh? Adesso, lasciando un attimino perdere l'argomento regole, vorrei toccare un altro tema, che è il pregiudizio sui motociclisti, che vengono definiti spericolati, indisciplinati. Non bisogna fare di tutta erba un fascio. Qualcuno lo è, qualcuno non lo è, anzi molti non lo sono, perché tanta gente che vedo usa prudenza e diligenza per la strada. Comunque, a prescindere da che tipo di conducente siate, disciplinato o indisciplinato, quello che io voglio ricordare a tutti, anche a me stesso, è che la strada non è una pista, la strada non è un posto dove si fanno record, la strada è un posto dove si circola. Io non voglio dar consigli a nessuno, perché consigli non sono proprio nessuno per darli, però qualche spunto di riflessione sì. Perché se noi facciamo mente locale su quello che tutti i giorni succede per la strada, da quello che non ci dà la precedenza, da quello che ci taglia la curva, da quello che è distratto dal telefonino, da quello che in macchina fa di tutto tranne che guidare, dal pedone che si butta dal marciapiede, anche dove non ci sono le strisce. Ecco, se voi pensate a tutti questi eventi che possono succedere, capite che i rischi ci sono, e che solo rispettando le regole si può un po' ovviare a queste situazioni di pericolo. Io spero di riuscire a toccare la coscienza di molti fratelli motociclisti, perché per me chi sta sulle due ruote è un fratello, e specialmente dei più giovani, ai quali dico: ragazzi, guardate che non è imbranato chi non eccede, tutt'altro. Semmai dimostra di essere responsabile e maturo, perché non si sente di dover provare qualcosa a qualcuno mettendo a rischio se stesso e gli altri. È solamente questo. Tra fratelli io credo che ci si debba sempre aiutare, e quindi con questo canale voglio offrire il mio contributo per chi vuole ascoltarmi e per chi invece non condivide le mie idee. Per carità, non devono essere per forza quelle giuste. Può anche non sentirmi, basta lasciare il canale.
Io non sono in cerca di un numero spropositato di follower, veramente ragazzi, a me basterebbe che anche una sola persona traesse vantaggio dagli spunti di riflessione che vi darò magari durante i diretti che faccio, ecco, io già sarei contento. Io quello che voglio è solo promuovere quello che per me è il bello della moto, e voglio anche però promuovere la sicurezza stradale, perché quello è un interesse di tutti. Non voglio fare retorica, però ragazzi, diciamocela proprio tutta, una strada più sicura rende ancora più bello andarsi a fare il giro in moto, eh? Questo è poco ma sicuro. E con questo ragazzi io ormai sono praticamente arrivato al lavoro, e quindi vi saluto e ci vediamo al prossimo video con il primo giro. Ciao ragazzi!